L'Afghanistan piange. Giornata di lutto nazionale nel paese dell'Asia centrale dopo l'attentato che ieri a Kabul ha provocato 81 morti e oltre 230 feriti, quasi tutti appartenenti alla minoranza sciita Hazara. L'attacco è stato rivendicato dall'ISIL che per la prima volta firma un'azione terroristica nella capitale. Tre kamikaze, nascosti dai burka che avevano indossato per farsi passare per donne, si sono infiltrati in una manifestazione Hazara. Secondo fonti dell'intelligence citati dalla stampa locale, due sono riusciti ad azionare la cintura esplosiva fra la folla, il terzo è stato individuato e ucciso prima. Il corteo era stato indetto per protestare contro le discriminazioni e chiedere al governo di mantenere il progetto di elettrificazione della regione di Bamian, area depressa dove gli Hazara sono maggioritari.